Cosa c'entrano gli ex telefoni di Stato con l'arte? L'arte e i linguaggi creativi ci aiuteranno a provare a raccontare la storia di questo luogo. Come racconterete la loro storia? Riprendendo il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso con la prima edizione, creando un percorso analogico e digitale che continuerà a raccontare la storia di questo edificio attraverso appunto il mezzo creativo dell'illustrazione. E DigiDream dov'è? In un ufficio? In una mostra? È un progetto e in quanto tale non ha, diciamo, uno spazio dedicato. È più cose, nel senso che è stata una mostra che è tuttora fruibile sulla piattaforma del doppio digitale che ricostruisce gli ex telefoni di Stato a 360 gradi ed è una serie di iniziative che mirano appunto a raccontare la memoria degli ex telefoni di Stato e dall'altra parte coinvolgere la cittadinanza odierna su quella che era la storia e provare a ricostruire un nuovo presente.